Ciao a tutti, sono Roberta della Cicala Dance. Oggi impariamo a ballare un classico delle danze standard, lo slow foxtrot. Partiamo ora con un bellissimo ballo che è lo slow foxtrot. Lo slow fox è la versione lenta del foxtrot, ma ha la stessa quadratura musicale. La sua velocità risulta però variabile a seconda un po' degli esecutori. Andiamo a vedere sempre in primis il posizionamento tra dama e cavaliere. Simone invita la sua dama con la mano sinistra, Carola appoggia la mano e ci avviciniamo posizionando il fianco destro della dama al fianco destro del cavaliere. La mano destra della dama di Simone, vedete, è sotto la scapola della dama e la sinistra all'interno del braccio del cavaliere. In questo ballo è molto importante evidenziare che il metodo di spostamento è laterale, vedete, da una gamba all'altra, cioè lo shape risulta laterale e non invece come negli altri balli, ad esempio il valzer inglese, che scende e poi va verso l'alto. In questo caso invece è laterale a destra o laterale a sinistra. Poi lo vedremo meglio nel dettaglio. Grazie ragazzi! Andiamo a vedere ora il primo passo per il cavaliere, il passo piuma. Per il cavaliere avremo il primo passo in avanti di piede destro, fronte alla linea di ballo, e sarà un'azione di tacco pianta. Il secondo passo sarà di piede sinistro avanti, preparando il fianco sinistro che conduce leggermente, fronte alla linea di ballo e sarà pianta. Vedete che i piedi rimangono in elevazione. Per continuare, con il piede destro avanti, potete notare che il piede destro si trova in posizione di movimento contrario del corpo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il piede destro è allineato all'incirca sulla stessa linea del piede sinistro, come potete notare in questo specifico passaggio, e rimane in pianta, sollevato, fino alla fine dell'esecuzione del passo. Il terzo passo quindi avrà un'azione di pianta-tacco fino alla fine dell'esecuzione del passo. Facciamo rivedere, Simone, ripartiamo e avremo tacco-pianta, pianta-pianta-tacco. Tacco-pianta, pianta, piede leggermente incrociato e scendo. Evidenziamo che il passo slow ha due battute musicali, mentre il quick ne ha una sola, quindi il passo slow, il primo passo di destro per il cavaliere, sarà leggermente più lento. Slow, quick, quick. Adesso l'abbiamo fatto vedere a rallenti per farvi capire bene l'azione e il movimento. Bene Simone, slow. Il secondo passo quick, il terzo passo quick e scendo. Per la dama, slow, quick, quick e scendo, appoggio il tacco. Slow, quick, trasferisco il peso, quick e appoggio il tacco. È molto importante che la punta del piede davanti si stacchi dal pavimento quando il piede incomincia a muovere indietro verso il piede portante. Bisogna indietreggiare con il tacco a contatto con il pavimento. Vediamo l'azione. 1, 2, il passo 3. Molto bene, grazie ragazzi. Facciamo vedere anche dall'altra parte. Al conteggio. Slow, quick, quick. Andiamo a vedere ora la seconda figura dello slow foxtrot, i passi del cavaliere per il giro a sinistra. Vedete, siamo posizionati sul piede destro, siamo arrivati dall'azione del passo piuma e siamo pronti per partire. Faremo piede sinistro avanti, fronte diagonale centro, comincio leggermente a girare a sinistra e devo salire alla fine del primo passo. Piede destro a lato, spalle diagonale alla parete, rimango su in elevazione, piede sinistro indietro, si scende alla fine del 3. Il quarto passo di piede destro indietro comincia a girare leggermente a sinistra, si sale alla fine del quarto passo, quindi vedete appoggio, inizio a salire, piede sinistro leggermente avanti, puntando la diagonale parete, rimango su
in elevazione, notare bene il passaggio dei piedi, piede destro avanti in posizione di movimento contrario e fronte alla parete. Si rimane su, si scende alla fine del numero 6, del sesto passo. Il lavoro del piede in questo passaggio sarà tacco pianta, pianta, pianta tacco, scendo, pianta tacco, inizio a salire, pianta, pianta tacco, tacco pianta, pianta, pianta tacco, pianta tacco, inizio a salire, pianta, pianta tacco. Al conteggio di slow, quick, quick, slow, quick, quick. Grazie Simone. Vediamo ora per la dama. Piede destro indietro, pianta tacco. Inizio leggermente a ruotare, avvicino il piede e faccio un'azione di perno. A questo punto porto le ginocchia in flessione leggermente avanti, sollevando i tacchi, vedete, e sposto la pianta del piede destro avanti per scendere poi in appoggio sul tacco. Per proseguire con tacco pianta, rotazione della gamba destra, pianta, inizio a salire, vedete, sposto il peso e il sinistro indietro di pianta tacco e conclude l'azione. Vediamo ancora, pianta tacco, perno, ginocchia, pianta avanti, tacco pianta, pianta, pianta tacco. Grazie Carola. Vediamo ora l'azione del giro a sinistra in coppia. Al conteggio di, pronti? Slow, perno, quick, quick. Slow, quick, quick e scendo. Grazie ragazzi, lo vediamo anche dall'altra parte. Slow, quick, quick, slow, quick, quick. Andiamo a vedere ora l'amalgamazione delle tre figure, quindi passo piuma, giro a sinistra e fine piuma. Siamo pronti al conteggio di slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Bene, grazie. Da questa parte, posizione, cambio del peso, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Bene ragazzi, grazie. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are learning to strange and the step. Per lo Slow Foxtrot oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima video lezione.